La guerra contro i turchi. È ai nostri vizi che essi devono le loro vittorie. La storia del passato lo mostra chiaramente. Sempre. Con i nostri dissensi, la nostra ambizione, la perfidia della nostra gente, abbiamo aperto la strada ai più gravi disastri. È stata l'implacabile rivalità fra paleologi e cantacuzeni a dare ai turchi accesso all'Europa. E quando la folla ignorante sente pronunciare la parola turchi, sente subito nascere in sé un'intensa collera, si infiamma all'idea del massacro, l'ingiuria e li tratta da cani, da nemici dei cristiani, senza pensare che essi sono, prima di tutto, uomini e poi, in fondo, dei mezzi cristiani. E nessuno si chiede seriamente se esiste un vero motivo di guerra. Dobbiamo essere ben consapevoli del fatto che ogni guerra, ingaggiata con qualsiasi popolo, è dolorosa. Tale è infatti lo scenario comune a tutte le guerre che ormai da tanti anni noi cristiani scateniamo in modo così empio contro gli altri cristiani. Le passioni che ci portano a prendere le armi contro i turchi sono le stesse per le quali essi occupano dei territori stranieri. Ci lasciamo trascinare dall'appetito del potere. Rimaniamo senza fiato davanti alle ricchezze. In altre parole, combattiamo in turco contro i turchi.